sindaco, una manifestazione come Giochi senza barriere, e poi ci induce a fare una riflessione appunto sull'abbattimento delle barriere architettoniche a Teramo. In tal senso l'amministrazione ci sembra molto sensibile, si è già mossa, però ancora molto si deve fare. Tanto si deve fare, innanzitutto iniziative come questa, siamo all'undicesima edizione, il che vuol dire che c'è una forte organizzazione delle associazioni, grazie anche al CSV, insomma, che riescono ogni anno a mettere in campo questa iniziativa che noi come comune sosteniamo con grande forza proprio per il messaggio che questa iniziativa porta con sé, un messaggio di solidarietà, di abbattimento delle barriere non solo fisiche, ma di ogni barriera, soprattutto della barriera la più odiosa, quella del concetto della normalità, e lanciano quindi questo messaggio al quale la nostra città risponde sempre con grande entusiasmo. E anche noi istituzioni dobbiamo fare molto di più sulle barriere, come dicevamo prima, culturali, ideologiche, sui pregiudizi, sulle lotte all'indifferenza, ma anche sull'eliminazione delle barriere fisiche. Stiamo andando avanti, come è noto, abbiamo riattivato il PEBA subito dopo il nostro insediamento. Il 16 ci sarà una nuova assemblea con tutte le associazioni, le istituzioni, per fare un ulteriore passo avanti per la redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Un ulteriore passo avanti per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Effettivamente, quando si partirà, con che progetti si partirà? No, siamo già partiti dando la priorità alle scuole, come è noto, con la ricognizione della situazione del patrimonio scolastico di nostra competenza, con la quantificazione diciamo così, dell'impegno economico. Abbiamo nella precedente riunione individuato anche delle risorse messe a disposizione recentemente dal decreto legge, insomma, approvato il 30 aprile, quindi 170.000 euro che noi vogliamo da subito destinare, quindi anticipando anche di un anno l'intervento, alla programmazione delle azioni sulle scuole, ma non solo. Nell'assemblea del 16 noi coinvolgeremo tutti gli enti pubblici, oltre che le associazioni, perché il comune deve essere il collettore, attraverso il PEBA, di tante situazioni di criticità che purtroppo hanno reso nel corso di questi anni e rendono ancora oggi la nostra città ostica, diciamo così, per i nostri cittadini che hanno difficoltà nella deambulazione. Quindi, insomma, tanto deve essere fatto. Non è un percorso semplice, perché si tratta di affrontare una situazione incancrenita da tanti anni, però, insomma, siamo partiti e vogliamo proseguire accelerando.